Allora io sono Vincenzo Malvasi e sono un capareparte dei Vigili del Fuoco in congedo, come tutti gli altri, e allo stato attuale sono presidente dell'Associazione Nazionale Sezione di Cosenza. La sezione di Cosenza conta circa 110 persone, siamo tutti quanti ex Vigili del Fuoco e poi c'è qualche ragazzo volenteroso che può entrare nella nostra associazione perché gli piace il Vigile del Fuoco e pertanto siamo a disposizione di tutto e di tutto. Immaginate che per venire qua, io vengo da Corigliano, ci sono da Paola, da Cosenza, lo facciamo solo ed esclusivamente per amore per i bambini, perché altrimenti non è una questione economica, si fa solo per quello scopo là, per i bambini. Perché è importante, diciamo, essere qui oggi per sensibilizzare il territorio o per quali altri motivi? Principalmente per sensibilizzare il territorio e poi per i bambini, perché la Pompila Uppoli nasce proprio apposta per far vedere ai bambini in linea di massima cosa fanno i pompieri, che cosa sono i pompieri, e poi diciamo i bambini quando sentono i Vigili del Fuoco loro si rallegrano e tutto. Poi un altro compito che abbiamo sempre attenente a questo è la sicurezza nelle scuole. Noi abbiamo dei progetti che andiamo su un arco nazionale, però ogni sezione che è provinciale fa la sua provincia. Andiamo nelle scuole a portare la cultura della sicurezza ai bambini. Gli facciamo vedere dove sono i pericoli, le cose che possono fare, le cose che non possono fare, l'agguato, tutte quante queste cose qua. E diciamo che d'estate andiamo in giro per tutta la provincia con la Pompieropoli, d'inverno nel periodo scolastico invece andiamo in tutti i territori provinciali nelle scuole a portare questo progetto avanti. Scuola sicura, infanzia sicura. Perfetto, posso fare un'altra domanda? Visto che è un patrimonio boschivo molto ampio quello della Calabria e spesso non è tutelato a dovere, i bambini possono imparare a tutelarlo, magari parlando con voi che siete, diciamo, i primi a intervenire quando ci sono degli incendi e soprattutto a rischiare la vita, questo dobbiamo dirlo, per preservare qualcosa che ci è stato lasciato ma spesso lasciamo all'abbandono? Sì, certamente. Noi come Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco siamo molte volte invitati ai camposcuole dalle associazioni della provincia con delle lezioni che facciamo ai bambini sull'argomento incendio di bosco. Li facciamo vedere con delle grafiche i pericoli che ci si annidano, una scintilla, una stupidatina, che cosa può causare, tutte quante queste cose. Pertanto siamo molto occupati anche su questo campo. Specialmente sulla fascia ionica noi abbiamo un'infinità di associazioni che fanno i camposcuola e ci chiamano per determinata lezione, determinati giorni. Quindi non c'è un'età specifica per avvicinarsi al mondo dei pompieri, ma basta, diciamo, avere voglia di far parte, di fare la propria parte sul territorio nazionale, in questo caso calabrese. Sì, è vero, il nostro ministero ha creato un progetto che si chiama Infanzia Sicura. E questo progetto è dedicato ai bambini della scuola materna, diciamo così, parte da 3 anni e arriva fino a 5 anni. Noi andiamo in queste scuole, consegniamo del materiale didattico alle maestre con dei filmini, poi dopo un mese e mezzo ritorniamo di nuovo per vedere che cosa hanno capito, perché il progetto che è così importante nasce proprio dall'infanzia. Noi è dall'infanzia che dobbiamo dare quella cultura al bambino, di fargli capire che cos'è il fuoco, che cos'è il pericolo. Pertanto nel gioco i bambini riescono a capire, e quando facciamo la fine del corso, un bambino di 3 anni che ti risponda a delle cose che ha appreso da questo progetto è qualcosa di bello. Quindi dai, la speranza è proprio sui ragazzi, sui bambini, per avere veramente un mondo più tutelato, un mondo migliore che sicuramente si interessa molto di più di quello che è il territorio. Esatto, e come tutte le altre cose bisogna partire dai bambini, perché loro sono quelli, il nostro futuro sono quelli, e se noi gli diamo una certa cultura già da piccoli, tranquillamente loro la portano avanti quella cultura ed è una sicurezza per tutti.